In Italia è possibile devolvere l'8 per mille dell'IRPEF in favore di una comunità religiosa come la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. In Italia i valdesi e i metodisti sono circa 20.000. Eppure i contribuenti che hanno firmato a favore della loro chiesa sono circa 600.000. Un dato sorprendente. Come si spiega? Qualcuno apprezza la trasparenza con la quale viene pubblicato un dettagliato resoconto di come si utilizzano le somme ricevute dallo Stato. Altri apprezzano che i fondi siano spesi al 100% per finanziare progetti sociali, educativi e culturali realizzati nelle zone povere del mondo e in Italia. Altri ancora firmano per la Chiesa Valdese perché sanno che è una chiesa povera e impegnata per i diritti di tutti, la cui storia è iniziata 8 secoli fa con la predicazione di Valdo, un mercante della città di Lione, in Francia, che fece una scelta di povertà per essere libero di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Una storia segnata da persecuzioni e discriminazioni, fino all'emancipazione del 17 febbraio 1848 e il successivo sviluppo dei diritti civili in Italia, culminati con la Costituzione Repubblicana del 1948. Ma cos'è oggi la Chiesa Valdese, che dal 1975 si è integrata con la Chiesa Metodista Italiana? È una comunità di cristiani evangelici che si fonda sulla sola autorità della Bibbia, predica un rapporto personale con Dio, vive il sacerdozio universale dei credenti e si basa su un'organizzazione democratica. Una chiesa aperta, impegnata per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Una chiesa che da 40 anni consacra le donne al pastorato, accoglie e riconosce le coppie omosessuali, dedica energie e risorse al servizio per gli altri. Una chiesa che difende il principio costituzionale della laicità dello Stato e riconosce il pluralismo religioso che si sta affermando anche in Italia. Una chiesa impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso. Una chiesa che gestisce un centinaio di istituzioni educative, sociali e culturali in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. E che confida solo nel sostegno dei suoi membri per finanziare le sue attività di culto, pastorali e spirituali. Non un euro delle somme percepite dall'8 per mille viene utilizzato per la predicazione e l'azione pastorale. Una chiesa al servizio degli altri, che con i fondi dell'8 per mille è impegnata a sostenere tanti progetti per la cooperazione, lo sviluppo, la pace, l'alfabetizzazione, la lotta alla fame nel mondo. Con la firma di molti, anche la tua.